Ebbene sì, quando si parla di Natale si parla di tradizione e di piatti tipici. E anche quest'anno sulle tavole fanesi si riconferma protagonista assoluto della tradizione culinaria locale il cappelletto. Per i fanesi sulle loro tavole non può mancare ormai il re delle tavole, che è il cappelletto con il brodo di capone. Devo dire che questa è una tradizione ormai tutta nostra, della nostra città e non solo. E è sempre molto richiesto, cioè non rinunciano al cappelletto col brodo di capone. Sono molto contenta che comunque le tradizioni vengano mantenute, perché è molto importante comunque mantenere quei piatti vivi della tradizione, che sono proprio tipici della nostra cultura. La tradizione è una bellezza da conservare e tramandare, soprattutto quella culinaria. Il segreto è mantenere vive le ricette che erano delle nostre nonne, delle nostre zie, e facendo una ricerca accurata dei vari prodotti, della qualità dei prodotti, a partire dall'olio, dalla farina, dalle carni, dalle uova. Andare a rispolverare quei ricettari e far sentire quali erano appunto le ricette che caratterizzano la nostra cultura. Abbiamo cominciato da stamattina, tutte le mattine, la prima cosa i capelli. E penso che sti giorni faremo sempre tutte le mattine i capelletti. Il re questo che va per la maggiore, e quindi tutti a fare i capelletti. E il ripieno da che cosa è composto? Allora, il ripieno è carne mista di prima qualità, quello essenziale, e mettiamo manzo, pollo e maiale. Qualche ricetta, ecco, per chi ci sta seguendo? Cappelletto in brodo. Classico, ovviamente. Il brodo di? Capone. Tutto facciamo con l'atmosfera familiare. Tutte le ragazze mettono questo affare e facciamo di cuore, veramente. E siamo tutti felici, contenti. E anche l'atmosfera natalizia ci rende più, facciamo più efficaci. E se il ripieno è risultato di carne mista di prima scelta tra manzo, pollo e maiale, il successo del cappelletto rimane la sfoglia. Lucia, ma qual è il segreto per una sfoglia fantastica? Saperla fare. Buona festa a tutti!